capo di tutto c'era l'imperatore. Era anche a capo della religione. E tutto era collegato. Il culto dell'imperatore, il culto degli dei. Era una città piena di culti, di templi e di santuari. La religione e lo Stato romano sono così legati fra loro che minacciare una significa tradire l'altro. Pure, quando non ci sono pericoli all'orizzonte, Roma è di larghe vedute e perfino tollerante. Non vi erano religioni più tolleranti di quella romana. I romani hanno il loro insieme di divinità, il Pantheon. Man mano che l'impero si espande e assorbe nuove culture, anche il Pantheon accoglie nuove divinità. Così, ad esempio, il Pantheon accolse una dea egizia, Iside, che prometteva ai suoi seguaci la salvezza. E accolse Mitra, una divinità persiana. I seguaci di Iside e Mitra non negano gli dei romani e per questo vengono lasciati in pace. I cristiani invece verranno perseguitati. Eppure solo il cristianesimo crescerà fino a diventare una religione diffusa in tutto il mondo.